Buon pomeriggio, bentrovati a questa edizione straordinaria in diretta del TG6 per seguire da Montereale in provincia dell'Aquila la visita del commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto Vasco Errani, che è stato accompagnato anche dal capo di Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Noi ci colleghiamo in diretta, come detto, con Montereale, dove per noi c'è Paolo Renzetti che sta seguendo tutta la visita. In questo momento è in corso una riunione tecnica per insomma, analizzare lo stato delle cose sia nei comuni danneggiati in Abruzzo ma anche e soprattutto in quelli più colpiti di Lazio e Marche. Allora a te Paolo Renzetti, e se, oltretutto sei in compagnia di due graditi ospiti, gli assessori Pepe e Paolucci. A te Paolo. Sì, grazie Alfredo, siamo in collegamento diretto qui da Montereale. Come potete vedere siamo proprio davanti la sede provvisoria del comune di Montereale, dove è in corso la riunione operativa tra il commissario del terremoto Vasco Errani, il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio, il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e il sottosegretario con delega alla protezione civile Mario Mazzocca. Ma tutta la regione è impegnata a seguire questa vicenda post terremoto, perché la presenza di due degli assessori della giunta D'Alfonso dimostrano proprio come tutto il governo regionale stia seguendo proprio passo dopo passo tutto quello che si sta facendo per far ripartire, soprattutto in Abruzzo, nelle zone colpite dal terremoto, far ripartire la macchina operativa. Io ringrazio l'assessore alla sanità Silvio Paolucci, l'assessore alle politiche agricole Dino Pepe, che ovviamente libereremo tra poco. Allora, assessore Paolucci, è una riunione importante qui a Montereale per fare il punto della situazione, regione che si è subito messa in moto per verificare quali sono stati i danni e l'importanza che la seconda uscita del commissario del terremoto sia avvenuta proprio qui in Abruzzo sta a dimostrare come anche a Roma la regione Abruzzo sia tenuta in massima considerazione. Intanto tempestiva la venuta del commissario straordinario, tempestivo il governo Renzi, tempestiva la regione Abruzzo, il presidente della regione D'Alfonso, che già consegna qui nella sede comunale provvisoria del comune di Montereale un dossier provvisorio, appunto anche questo, ma immediatamente operativo anche per conoscere lo stato dell'arte sui danni subiti dai comuni abruzzesi. E per quanto riguarda il dossier è abbastanza particolareggiato, contiene l'iniziativa di indagine di ricerca sulla verifica dei danni messa in campo dalla regione Abruzzo e riguarda 19 comuni della provincia di Teramo, altri 9 del Teramano e alcune situazioni più puntuali sul presidio ospedaliero di Chieti e dei comuni, due comuni del Pescarese, tra cui Popoli. Io penso che sia un'attività ricognitiva già significativa e che ovviamente dimostra la tempestività. La presenza di tutto il governo regionale certifica che questo lavoro è ampiamente considerato come prioritario da tutta la regione Abruzzo. Chiedo all'assessore Pepe, dal punto di vista delle imprese agricole, delle nostre aziende che operano soprattutto qui in provincia dell'Aquila e nel Teramano, non ci sono stati grandissimi problemi, però ci sono dei comuni, soprattutto in provincia di Teramo e al confine con le Marche, che dei problemi li stanno avendo ora. In questi territori già si sviluppava un'agricoltura sostanzialmente eroica, difficile, e quindi stiamo riscontrando e stiamo monitorando una serie di difficoltà soprattutto nel settore zootecnico e nel settore dell'agriturismo. Già ci siamo confrontati noi quattro assessori all'agricoltura delle quattro regioni colpite. Mercoledì scorso abbiamo sviluppato e programmato un intervento insieme al ministro Martina. Già si sono liberate 12 milioni di euro per i primi pagamenti che la GEA ha sbloccato per il primo e secondo pilastro della politica agricola comunitaria. Assessore Paolucci, lei è l'assessore alla sanità e parlando diciamo del fatto che alcuni ospedali abruzzesi, in particolare Pescara e L'Aquila, hanno fattivamente partecipato e lo stanno facendo ancora oggi alla cura dei feriti del terremoto, dimostra come la sanità abruzzese sia una sanità comunque che funzioni. Beh, abbiamo retto molto bene sulla situazione dell'emergenza, sia ovviamente con le unità della protezione civile e l'assistenza che ha messo in campo la sanità, tra l'altro un punto medico avanzato proprio a Montereale.
locale, l'accoglienza presso i presidi del San Salvatore dell'Aquila, con la, diciamo, anche con una riserva di posti letto tutta relativa alla questione del sisma e dei feriti, e la messa a disposizione anche delle prestazioni sanitarie negli altri presidi maggiori. Ad oggi, insomma, l'assistenza che è stata offerta, sia per quanto riguarda i punti medicalmente avanzati, sia per quanto riguarda i presidi, è stata significativa, ma quella è già storia, cioè gestione dell'emergenza e attuali prestazioni rese ai servizi e alle comunità. La Regione peraltro ha purtroppo una sorta di know-how, di expertise, avendo noi di recente vissuto ancor più direttamente, ma anche in questa occasione la comunità regionale è stata coinvolta, che ha messo a disposizione appunto per le comunità colpite. Assessore Pepe, per chiudere, importante comunque avere dei fondi a disposizione e per la ricostruzione, comunque per far ripartire quelle aziende e quei paesi che hanno subito danni, i fondi ci sono. Sì, abbiamo avuto un confronto con il ministro Martina, il ministro ci ha assicurato risorse importanti sia per quanto riguarda i primi pagamenti attraverso la GEA, che è l'organismo pagatore del settore agricolo, sia attraverso l'ISMEA, attraverso una moratoria dei mutui in corsi, una sospensione dei pagamenti delle rate e poi la messa in campo di risorse aggiuntive da parte del governo centrale per liberare le risorse di cofinanziamento dei piani di sviluppo rurale e fare una misura nazionale che possa dare fiato e respiro alle imprese, soprattutto zootecniche, del nostro settore. Importanti queste misure dunque decise dal governo per le imprese agricole della nostra regione. Io ringrazio l'assessore Dino Pepe, l'assessore Silvio Paolucci per essere intervenuti ovviamente in diretta qui nella nostra edizione straordinaria da Montereale. Allora Alfredo, noi eravamo oggi pochi minuti fa, un'ora fa, nel campo sportivo di Montereale, dove è atterrato l'elicottero con il commissario straordinario Vasco Errani e con il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Il commissario Errani, proprio appena sceso dall'elicottero, ha rilasciato delle dichiarazioni, dunque possiamo far vedere il primo contributo filmato. Stiamo lavorando, ricostruiremo, seguiremo tutte le fasi per realizzare una risposta piena ai bisogni di queste comunità, ricostruendo e ricostruendo meglio di prima. Con trasparenza? Come ho già detto, la ringrazio del suggerimento, con trasparenza e, diciamo così, rigore. Commissario, il fatto che il terremoto abbia riguardato 4 regioni forse complica un po' le cose? Ma guardi, la collaborazione è ottima, ma non solo tra le 4 regioni, la protezione civile, i prefetti, è stato fatto in questi giorni difficili un ottimo lavoro e credo che questa collaborazione continuerà, perché c'è una convinzione reale che questo sia il modo giusto per ricostruire al meglio. Commissario, in Abruzzo e Marche, togliere le tendopoli. Abbiamo detto con chiarezza che bisogna assolutamente evitare che le tendopoli siano ancora presenti quando il cambio di stagione produrrebbe dei grandi problemi. I tempi dunque, sono prematuri. Dunque stiamo lavorando per costruire la tempistica, come ho detto ai vostri colleghi. Grazie. Torniamo in diretta a Montereale con Paolo Renzetti. Paolo, forse sta finendo la riunione? Sì, esattamente Alfredo, la riunione sta terminando, come vedi alle mie spalle c'è un certo movimento, quindi noi manteniamo la linea nella possibilità di poter ascoltare, vediamo qualche altro personaggio presente qui a Montereale, poi manderemo il secondo contributo filmato, ovvero altre dichiarazioni del commissario Errani. Ovviamente chiedo scusa ai nostri telespettatori se ogni tanto mi giro, perché dovesse arrivare il presidente della regione Luciano D'Alfonso, comunque qualche altro esponente politico presente qui nella sede provvisoria del Comune di Montereale. Noi cercheremo ovviamente, Paolo, di avvicinarlo, però credo, Alfredo, che tra qualche... Sì. Tra l'altro mi sembra di aver visto e ho intravisto il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, e ti dico questo perché è uscita una notizia resa nota proprio dalla provincia di Teramo che riguarda gli edifici scolastici. Sappiamo che nel dopo terremoto grande attenzione è stata posta proprio al tema della sicurezza degli edifici scolastici, anche in vista della ripresa delle attività didattiche. Allora ti dico che è stata decretata l'inagibilità dei laboratori
laboratori e dell'auditorium dell'Istituto Pascal di Teramo, ricorderai, anche noi ce ne siamo occupati nei giorni scorsi. Questo scrive la nota della provincia, che dice: andranno individuati gli interventi e trovate le risorse necessarie per sistemare le parti danneggiate. La provincia è intervenuta in somma urgenza, continua la nota, per il ripristino dei luoghi, ma al contempo ha richiesto la consulenza di tecnici specializzati della protezione civile per una verifica sulle parti strutturali che ad un primo esame non parevano coinvolte. La situazione per il Pascale si è rilevata più critica del previsto. Allora andiamo a Montereale proprio da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie Alfredo. Prendiamo la linea sempre in diretta qui da Montereale. Siamo con il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, per parlare della questione scuole nel teramano. Presidente, è una situazione difficile e si è parlato anche di questo oggi nella riunione operativa qui a Montereale. Sì, il commissario Errani è stato molto chiaro. In questa fase quello che è importante è fare le schede EDES, cioè verificare appunto i danni delle nostre scuole, perché poi quelle saranno, diciamo, la cartina di tornasole per eventuale risarcimento e anche messa a norma. Altra cosa è la questione della vulnerabilità delle scuole, quello è un programma più complessivo che riguarda il governo e riguarda, diciamo, altre linee di finanziamento. Tra pochi giorni inizierà il nuovo anno scolastico, ci saranno diversi istituti che non potranno riaprire o comunque non potranno riaprire nelle sedi che c'erano fino a qualche settimana fa. No, in provincia di Teramo riapriranno nelle stesse sedi, alcuni istituti avranno delle porzioni, diciamo, di edificio chiuse per precauzione, anche perché necessitano di lavori di miglioramento. Che cosa ha detto lei al commissario Errani e al capo dipartimento della protezione civile? Ma guardi, io ho ascoltato e soprattutto abbiamo ascoltato delle parole sagge. Hanno parlato il presidente della regione, il capo della protezione civile e il commissario. Io sono particolarmente contento che questo incarico sia stato affidato a Vasco Errani, perché ha le capacità, le competenze, l'esperienza amministrativa per poter guidare bene un'opera di ricostruzione che riguarderà anche il territorio teramano. Grazie al presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Dunque, Alfredo, parlavamo proprio di questa notizia riguardante le scuole di Teramo e siamo riusciti proprio ad intercettare in diretta il presidente della provincia di Teramo. Io vorrei disturbare un attimo la senatrice Stefania Pezzopane qui a Montereale. Terminata da poco questa riunione operativa, che cosa è uscito fuori, cosa si è detto? Che in Abruzzo faremo il massimo per dare sollievo alle popolazioni colpite e che i comuni che hanno subito dei danni e che i privati che hanno subito dei danni, attraverso una ricognizione del danno e la compilazione delle schede a cura della Protezione Civile Regionale, saranno ristorati. Qui a Montereale era già cratere sismico, si sovrappone con il nuovo, diciamo, con la nuova zonizzazione, ma il danno sarà risarcito e rimborsato ovunque, attraverso ovviamente una verifica. E poi abbiamo messo a disposizione anche le nostre esperienze, le nostre conoscenze. Come ha ricordato più volte Errani, noi purtroppo dopo il 2009 abbiamo dovuto far fronte a una tragedia gigantesca, e quella che portò 120.000 persone ad essere sfollate. Quindi stiamo anche contemporaneamente a seguire le nostre vicende, provincia dell'Aquila e provincia di Teramo in particolare, stiamo cercando di dare una mano anche alle popolazioni colpite ad Amatrice, nelle zone dove purtroppo ci sono stati ancora danni più rilevanti. Grazie alla senatrice Pezzopane. Dietro le mie spalle c'è il presidente della regione Luciano D'Alfonso, vediamo se possiamo un attimo ascoltare il presidente. Presidente, allora è finita la riunione, cosa è uscito fuori? Io sono molto soddisfatto del metodo, della essenzialità, della sobrietà e del carico di lavoro che abbiamo stabilito. Situazione in Abruzzo difficile, in provincia di Teramo e nell'Aquilano, però Lazio e Marche ovviamente stanno messe molto peggio. Noi siamo nella condizione di poter fare bene sia nella conclusione dell'assistenza che nell'attivazione della ricostruzione. Per quanto riguarda la questione scuole in Abruzzo? Abbiamo un preciso programma da mettere in campo, però che non coincide con questa sede di lavoro. Grazie.
grazie al Presidente della Regione Luciano D'Alfonso che sta andando via, Alfredo, dunque vedremo se a questo punto potremo ascoltare il Capo Dipartimento della Protezione Civile. Eccolo qui, sta parlando Alfredo. Ma tecnicamente come si fanno ad adottare strumenti, anche la sospensione delle corrette, non so, delle tasse, poi magari scuole, quando in realtà non... Allora, intanto oggi è stato anche stabilito che la risposta che si deve dare viene data su dati oggettivi, cioè il sistema oggi deve rispondere rispetto a quello che è un danno. Problema diverso è la questione della vulnerabilità del rischio sismico in assoluto. Allora, oggi non dobbiamo correre il rischio di sovrapporre i due piani, perché sono due piani di intervento diversi. Uno è la risposta all'evento, e l'evento è un 6.0 nei comuni di Amatrice ed Accumuli, che ha avuto delle ripercussioni che si stanno valutando in altre tre regioni. Questo è il dato. Poi c'è l'aspetto della vulnerabilità sismica, sugli edifici strategici, sulla vulnerabilità sismica sulle scuole, sui privati, ma questo è un tema, come dire, che oggi è tangente rispetto al 6.0 di cui abbiamo parlato del 24 luglio. Cioè, ti ha fatto osservare che De Bernardinis, condannato per le vicende dell'Aquila, faccia parte del Consiglio della Protezione Civile. Ci avete riflettuto, crea imbarazzi, è opportuna la sua presenza lì? Il Comitato Operativo Nazionale di Protezione Civile, che non è un consiglio ma è un comitato stabilito con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è lo strumento con cui il sistema paese si mette in moto. All'interno di questo sistema paese ci sono tutte le strutture che lo compongono, e questo rende il sistema efficace e efficiente. Mi sembra che, non lo dico io, ma mi sembra che la risposta perlomeno è stata in questi termini. I componenti vengono definiti da quelle che sono le strutture che lo compongono. Per il resto non ho proprio nulla da aggiungere. Non è opportuno? Io non parlo di opportunità o non opportunità. I componenti sono i rappresentanti delle strutture. In particolare, che piaccia o non piaccia al professor De Bernardinis, il sistema di protezione civile comunque lo conosce molto bene, ma al di là di questo non voglio scendere sui nomi, voglio scendere sul fatto che quello è un sistema che così funziona e quindi così viene organizzato. Commissario Errani ha detto che nella primissima parte del post terremoto la macchina della protezione civile ha lavorato al meglio, ha funzionato al meglio. Beh, se l'ha detto il commissario Errani ne sono contento e felice. Mi sembra che la macchina della protezione civile, anche qua vorrei essere chiaro, significa il sistema paese, perché poi sennò corriamo sempre il rischio del personalismo. Da una parte non si vuole personalizzare, dall'altra parte si vuole personalizzare. Allora, non vogliamo chiamare il sistema di protezione civile? Va bene, cambiamogli nome. Il paese ha reagito bene. All'interno di questo sistema ognuno fa una parte, noi abbiamo fatto la nostra e tutti hanno fatto la propria, quindi credo che non è un plauso al nostro lavoro, ma è un plauso al lavoro del sistema. Grazie al Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che siamo riusciti, Alfredo, ad intercettare qui proprio al termine della riunione operativa che si è tenuta nella sede provvisoria del Comune di Montereale. Abbiamo ascoltato anche la senatrice Pezzopane, avevamo ascoltato anche il Presidente della Provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, proprio sul problema scuole in Provincia di Teramo, e ora abbiamo ascoltato il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Paolo, Curcio. Paolo, una riunione che è durata allora poco più di un'ora, Alfredo, e sono stati sì. Errani, sì. Così ascoltiamo anche l'altro brano dell'intervista che hai realizzato con il commissario, che parla tra l'altro di modelli, e il riferimento ovviamente non può non essere al modello L'Aquila, di cui tanto si è parlato nell'immediato post terremoto. Allora andiamo ad ascoltare il commissario Errani. Là dove ci sono, nei comuni dove ci sono, nei centri storici, le zone rosse, cominceremo a valutare e a fare interventi con i vigili del fuoco per opere provvisionali che mettano in sicurezza, in modo da poter riaprire progressivamente, laddove è possibile, le zone rosse, ridare così vita alle comunità.
Faremo un incontro la prossima settimana con le forze economiche e sociali per cominciare a individuare le strategie di intervento per quello che riguarda le imprese e l'economia, a cui vogliamo essere molto attenti, dal turismo al tema dell'agricoltura e degli allevamenti, in modo particolare in queste, dei caseifici che in questi territori insistono, laddove sarà necessario mettere dei moduli provvisori per garantire la gestione delle aziende, allevamenti, agricoltura, metteremo i moduli e dandoci il tempo di lavorare, cioè entrando e lavorando, forse probabilmente riusciremo anche a definire i piani e tutta la pianificazione. È vero che non avete un ufficio, commissario straordinario? Guardi, allora l'ufficio ce l'abbiamo, ma il mio ufficio deve essere questo adesso, in questa prima fase sul campo, per conoscere i problemi e per capire quali risposte dare. Ho detto fin dall'inizio, non esistono modelli, l'unico modello è il territorio e l'unico modello è salvaguardare l'identità e la qualità dei territori e ricostruire, rispettando e valorizzando questa identità, meglio di prima, e questo è quello che faremo. Parole molto chiare quelle del commissario Vasco Errani. Io tornerei a Montereale da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie Alfredo, siamo ancora qui a Montereale, sempre in diretta al termine della riunione operativa che si è tenuta con il commissario Vasco Errani, e noi siamo con il sindaco di Valle Castellana, uno dei comuni abruzzesi più colpiti dal sisma del 24 agosto. Sindaco, qual è la situazione a Valle Castellana e cosa ha detto al commissario Errani, al presidente della regione, proprio a riguardo la situazione del paese che lei presiede? Allora, diciamo che la situazione nel mio comune è ancora in itinere, diciamo così, nel senso che ad oggi abbiamo circa 30 inagibilità, sicuramente in aumento perché i vigili sono oberati da chiamate e quindi devono ancora verificare. Stiamo verificando, adesso è un po' il punto che abbiamo chiarito anche oggi qui col commissario, di come procedere per fare le verifiche sugli edifici pubblici, a iniziare dalle scuole. Quindi anche adesso ci attiveremo immediatamente con la DICOMAC che ci manderà sui tecnici. Diciamo che questa riunione non è stata interlocutoria fra noi e il commissario. Il commissario ha spiegato un po' qual è la procedura che lui intende percorrere e poi in corso d'opera ci aggiornerà. Comunque si sta già ripartendo a Valle Castellana, si sta già lavorando per la seconda fase dopo l'emergenza iniziale? Sì, abbiamo sistemato un po' tutti quelli che avevano necessità nelle tende, adesso verificheremo chi effettivamente ha l'inagibilità che chiaramente poi si sistemerà o tramite autonoma sistemazione o in altre maniere. Stiamo adesso affrontando la complessa problematica della messa in sicurezza. Noi abbiamo almeno una decina di situazioni gravi da mettere in sicurezza, quindi con strade, piazze e quindi con pericolosità indotta. Grazie al sindaco di Valle Castellana che abbiamo intercettato sempre qui al termine della riunione a Montereale. Allora Alfredo, se tu sei d'accordo, possiamo andare ad ascoltare e a vedere l'ultimo contributo filmato che abbiamo registrato qualche minuto fa qui a Montereale con il sottosegretario alla giunta regionale Mario Mazzocca con delega alla protezione civile. Ascoltiamolo. Tra le prime uscite del commissario straordinario del terremoto Errani c'è quella a Montereale. Mazzocca, avete subito chiesto l'intervento della protezione civile e del commissario per visitare le zone colpite dal terremoto? Sì, intanto per fare un primo punto della situazione sul monitoraggio, sui danni rilevati che ci sono stati forniti dai vari comuni tramite le prefetture. Il 9 settembre ci sarà una riunione con tutti i sindaci, anche quelli solo potenzialmente interessati da danni, affinché questo quadro possa essere più completo e dettagliato possibile e si possa, insieme alle altre strutture collegate della regione, quelle della sanità, quelle del sociale, quelle diciamo di ogni tipo di attività che interessa la vita di comunità, ecco, possano definire un quadro complessivo ed esauriente per poterci
per poter dare a noi la possibilità di mettere in campo tutte le azioni possibili e opportune affinché il governo poi le faccia proprie nei propri atti conseguenziali. Problemi maggiori comunque restano quelli di una parte dell'Aquilano, zona di Montereale, e poi di alcuni comuni della provincia di Teramo. Sì, quelli almeno più evidenti in questa prima fase, ma per quanto attiene alcune situazioni, soprattutto alcune tipologie di edilizia come quella dell'edilizia scolastica, la situazione è un po' più ampia e credo che proprio per lo specifico e particolare utilizzo che di questi edifici si fa e si farà a breve con la riapertura dell'anno scolastico, credo che una verifica il più possibile puntuale e omnicomprensiva si renda più che opportuna, si renda necessaria, laddove i sindaci ci segnaleranno queste difficoltà nel poter gestire situazioni che sono in capo alla loro competenza. E dunque, da un lato c'è l'emergenza e la necessità di dare assistenza a quanti sono in difficoltà a causa del sisma, dall'altro lato c'è la necessità di rifar ripartire le imprese. A questo proposito proprio Errani ha detto che dalla prossima settimana si comincerà il lavoro anche sul tessuto economico. A questo proposito, lo vedete nelle immagini e lo ringrazio per essere ospite con noi, c'è Giovanni Lolli, vicepresidente della Regione Abruzzo e anche assessore alle attività produttive. Paolo. Grazie, grazie Alfredo. Ringraziamo il vicepresidente della Regione Giovanni Lolli che deve andar via. Parlava il commissario Errani del fatto di far ripartire le imprese, le aziende che hanno avuto danni dal terremoto. Fortunatamente in Abruzzo parliamo di danni limitati, Lolli, però è una situazione comunque su cui la Regione sta vigilando sin dall'inizio. Sì, dobbiamo anche considerare naturalmente questa prima fase, sono i morti, c'è l'emergenza assoluta, quindi parlo di queste cose con una certa diciamo, delicatezza, ma qui abbiamo delle conseguenze importanti, per esempio sul turismo. Io vorrei che ci rendessimo tutti conto di quello che è successo il giorno dopo alle attività turistiche. Sono arrivate già diverse disdette. No, diverse, si è svuotato. Io ho visto, non so, Praditivo, Pierre Camela, c'è rimasto più praticamente quasi nessuno, ma anche perfino a Rocca Raso, ma perfino sulla costa abbiamo avuto questo problema. Purtroppo è un problema molto serio, perché c'era un momento in cui dopo una stagione complessa anche per il tempo, il mese di agosto stava andando molto bene per il turismo abruzzese e per il turismo montano abruzzese in modo particolare, e c'è stato questa, purtroppo, questo colpo. Quindi noi ci dobbiamo occupare anche di questo aspetto, e cioè qui nell'Appennino si campa con difficoltà, già normalmente. Quei disperati che ancora resistono a vivere nei nostri paesi hanno puntato tutto sulla possibilità che il turismo fosse l'opportunità per far vivere i propri figli, e adesso quest'ulteriore botta, francamente sono molto preoccupato. Naturalmente affronteremo questo problema in scala mano a mano che ci si presenterà, avendo intanto la necessità di affrontare problemi ancora più urgenti, che sono quelli di dare un alloggio alle persone sfollate anche abruzzesi. Grazie, grazie al vicepresidente della Regione Giovanni Lolli, che ha toccato un tema importante, perché quello del turismo è sicuramente un problema grosso per la nostra regione, perché sono arrivate tantissime disdette sia per la prossima stagione estiva ma anche per quella invernale nelle stazioni sciistiche della nostra regione. Dunque i riflessi di questo terremoto sul turismo della nostra regione potrebbero essere pesanti. Ci auguriamo ovviamente di no, e su questo ovviamente sta lavorando la Regione, soprattutto Giovanni Lolli, vicepresidente, che ha delega proprio anche sulle questioni riguardanti il turismo, ma soprattutto le questioni economiche e imprenditoriali della nostra Regione. Allora Alfredo, io direi che se non ci sono ulteriori domande da studio possiamo chiudere qui questo collegamento diretto da Montereale, dove
dove oggi c'è stata la visita che si è appena conclusa del commissario straordinario del terremoto Vasco Errani. Come avete potuto vedere, vi abbiamo fatto ascoltare in diretta e in alcune interviste registrate tutti coloro che hanno partecipato a questa riunione operativa, oltre al commissario Vasco Errani abbiamo ascoltato il presidente della regione Luciano D'Alfonso, il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio, sottosegretario alla giunta regionale con delega alla protezione civile Mario Mazzocca, abbiamo ascoltato il vicepresidente della regione Giovanni Lolli, la senatrice Pezzopane, il presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino e il sindaco di Valle Castellana e alcune delle autorità politiche che hanno preso parte a questa riunione che, come detto, si è conclusa da pochi minuti. E dunque direi che è proprio tutto da Montereale, linea che può tornare definitivamente allo studio. A te, Alfredo. Grazie, grazie a Paolo Renzetti e grazie alla collaborazione tecnica di Silvia Gentile per questo collegamento da Montereale. Noi chiudiamo questa edizione straordinaria del TG6, ovviamente l'appuntamento è alle 19 con la seconda edizione del nostro giornale con tutti gli aggiornamenti che riguardano l'informazione dalla nostra regione. Grazie ancora per averci seguito, buon proseguimento di giornata.